sorridita da solo, babbo, ti sei fatto male. No, Sì. la mano qui. Ah. Vieni poco a poco più vicino. No, no, non fa. Buongiorno, buongiorno a tutti, amici di YouTube. Buongiorno amici, ci rivediamo un'altra volta Per un video assaggio e una colazione in diretta. per mangiare tante cose buone, babbo. Sì. Devi vedere tutte le cose buone che ho trovato nel supermarket in questi giorni. Adesso vediamo e assaggiamo. Allora, iniziamo subito Certo, senza preamboli. cioè, senza Senza preamboli. preamboli. Allora, Certo, cosa vuoi dire? Tutti questo dobbiamo qui solo è mangiare. della Mulino Bianco, cornetti integrali, nocciola, 100% farina integrale. Devono essere fantastici. Fornì fonte di fibra, senza additivi conservanti, senza olio di palma. Allora, tutte queste novità che vi mostreremo oggi sono tutte novità che mi ha consigliato la mia amica Erika. Babbo, salutiamo la nostra amica Erika. Ciao, 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 ciao Erika. Grazie, grazie tesoro. Guarda, non vediamo l'ora adesso di provare tutte queste bontà. Ma vi rendete conto? Alla nocciola! Wow! Come devono essere, babbo? Buonissimo. Buonissimi! E poi ovviamente vi lascerò anche il video a parte con lo zoom più ravvicinato per farvi vedere tutti gli ingredienti in modo più, ecco, più preciso, perché così non si vede tanto bene. Però, ripeto, dopo vi lascerò tutto quanto. Mentre noi parliamo, lo vedrete nel video. Questo lo possono mangiare anche i celiaci. No, no, nessuno di questi prodotti, babbo. Allora, ce la facciamo, apriamo? Certo, direi. Babbo, hai fame? Un pochino, sì. Guardate. Eccolo. Allora, è scuretto perché è integrale, giustamente. Sì, lo apro io. Babbo, il tipico profumo dei croissant buoni buoni. Buone, buone. Babbo ha fame. È un pochino. È morbidissimo e wow. Allora io mi prendo quello con la crema e tu. È lo stesso, dai, però è. Come Però lo tu. stesso? No, io voglio quello buono. Ah, ecco. No, vabbè, sono riuscita a dividerlo, vedete? Con cioè tenendo la crema in tutte e due le parti. Non so come ho fatto, Sì. ma ce l'ho fatta. Tieni, babbo. Assaggiamo. Cin Cin cin. cin. Beh, questo va inzuppato, eh. Però, sapete che è buono. Forse mi aspettavo un sapore più forte di nocciola. Anche io sto Stai cercando di carpire il gusto della nocciola, vero babbo? per me il cornetto è buono, però le darei un voto mediocre. Gli do un 7. Anch'io stavo pensando a quello. Mi aspettavo qualcosa di più wow, tipo oh, che bel gusto di nocciola. Invece, a meno che non siano le nostre papille gustative, ma non la percepiamo la nocciola. E c'è crema fino alla fine. Sì. Ce n'è crema, eh. Crema La crema c'è, però. no, se parli di una sola, me la Sì, sento. guardate. Io sto continuando a mordere e c'è la crema fino alla fine, però no, non sento gusto di nocciola. No, ma comunque è un buon prodotto per una buona bella colazione, è adatto. Sì, assolutamente. Adesso apriamo una novità. Sono Baiocchi Choco, sono tavolette di cioccolato al latte, 6 monoporzioni da 2 biscotti, sempre senza olio di palma. Guardate. Guardate che bella No, confezione, vabbè. bella. Questi nuovi baiocchi. Finire che non è Sì. male. Babbo c'è. Sono qui, check. Babbo non c'è più. Baiocchi col cioccolato sopra. Ho detto no. Wow. Babbo, devono essere meravigliosi. È una tavoletta di cioccolato al latte con nocciole. Poi, come vi ho detto anche prima, vi lascerò nello schermo mentre io parlo.
la schermata più ravvicinata di questo prodottino, così lo vedete meglio. Anche questo, come ho detto prima, non è adatto per i celiaci. No, nessuno di tutti quei prodotti. Ma volta per volta io lo ricordo. Bravo, babbo. E poi sono 6 monoporzioni. Sì. Apriamo subito. Oh, guarda che carini, vedi babbo? Sì, questi sì, sono molto, molto comodi da portarsi appresso, sì, ad esempio. Sì, per una merenda. Esatto. Ce ne sono due, uno per me e uno per te. Che carini, babbo! Guarda! Sembrano quei soldini di una volta. Hai ragione, quei bottoni. Infatti, se ricordo, un bottone. Un bel bottone. Cin cin. No, annusa prima. Yes. Annusa. Annusa. Annusa un po'. L'hai fatto prima di me. Ragazzi, mi aspettavo la crema tipica del Baiocco in mezzo, invece c'è solo cioccolato. Il cacao. No, c'è scritto ciocco, babbo. Per me è buonissimo. Che buono! Un bel 9 glielo do. Babbo, lo sai che cosa mi ha ricordato in questo momento? Che cosa? Ma questo è molto più buono. Non mi viene in mente. Le tavolette oro choc. Le tavolettine, sì, è vero. Solo che questo, babbo, in più ha il gusto della nocciola, formidabile, buonissimo. Biscotto, questo sono tavola. Contento. Babbo, sei contento? Sì, buono. Vai, procedi. Ah, prendile tutte e due perché fanno ridere. Abbiamo le cecille e le lentille, babbo. Lentille e cecille. Gingille. Gingillo. per forza. Certo. Hai capito? Le cecille perché hanno farina di ceci, cacao e scorze d'arancia. Le lentille... farina di lenticchie e mandorle in pezzi. Allora, da quale partiamo? Uno. Dal cincillì? Cincillà. Cincille, dai. Non le vanno mai. Come le chiamate? Cincille. Cecille. Cecilia, vai. Babbo si sta incasinando col nome di questi biscotti. Non apre. No. Non ho fatto vedere, non è niente. Non è scusa, ho giù tutto. Non è niente. Ripeto, dopo faccio vedere tutto. Tutto, guarda, è tutto in fretta, veloce, con calma. Qui c'è fame, babbo. Ma cosa fa? Ma poi ci sorseggiamo un pochino di tè. Io sono praticamente sono così. Babbo, con calma. Cioè. Anche queste sono monoporzione, babbo. Sì, che carine. Vabbè. Wow. 8, 4 biscotti. Che carine che sono. No, bellissime. Troppo, troppo. La forma di questi biscottini è fantastica. Sì. Queste sarebbero da inzuppare. Dopo ci prendiamo il tè. Sono da babbo, gli abbiamo dati 10 ai cioco, a Baiocchi cioco. Io gli ho dato 9. Ah no, io gli do 10. Un gusto particolarissimo. Sì. Si sente l'arancia? Sì, a me non mi va tanto. Non ti piace tanto? No. Come mai? Forse perché sapete che c'è allora, farina di ceci. Sì, i ceci si sentono. Il cacao si sente giustamente. E sicuramente c'è questo contrasto forte con la scorza dell'arancio. A me non vanno tanto. Gli darei un 8. Ma io meno. A me veramente no. Le darei un 7, dai, 6,5-7. Perché veramente ognuno ha i suoi gusti, ecco. Inzuppiamo nel tè. Io ho perso la scodellona del cappuccino. Babbo non è molto convinto.
No, il gusto non cambia in zuppata. No, 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 è sempre quello. No, è proprio un sapore particolare. Lentille. Molto particolare. Con farina di lenticchie e mandorle in pece, sempre 8 per 4 biscotti, senza olio di palma. E poi vi farò vedere il retro della confezione, giustamente. Qua c'è il retro con tutte le spiegazioni. Anche questi, come ho detto per gli altri, non sono adatti per i celiaci. È ricco di fibre Sì? e senza olio di palma. Bravo babbo. Mi piaci come presentatore. Sono praticamente identiche alle altre, solo che queste sono chiare. Di forma intendo, Vedi? Sono identiche agli altre cicille. Soltanto che il procedimento è diverso. Certo, Qua gli c'è ingredienti. gli ingredienti, qui ci sono lenticchie e mandorle, invece lì è Babbo, secondo me questi ti possono piacere. Si sente già dal profumo. questa è molto 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 migliore. Le lenticchie sono molto molto buone. Beh, Lentille. lampiglia, lentille, buone buone. A questo le do un 9,5. Questo Che buone inzuppate, babbo. 10. Che buone Non inzuppate. è 10, 10, dai che mi giupponata. Rifai la bocca. Anzi, lo sai che alzo il mio voto a 10? Sì. Perché ho appena beccato una mandorla intera che ha sprigionato questo gusto favoloso. Un'altra per te, in questo me la mangio io. Squisite, ottime. Sì. Buone, buone, buone. Questo ve le straconsigliamo. Ottima. Come inzuppata? Buonissima. Buona. Lentille. Qualcuno mi sta chiamando? Chi è che ti sta chiamando? Perché si sente un po' papingia al naso. Scusa, è perché qualcuno ti deve chiamare? Quando uno sente un papingio vuol dire che lo stanno No, che ti chiamando. stanno pensando. Ah, pensando, qualcuno che mi pensa. Chissà che mi pensa. No, dice che sono soldi che devono arrivare, babbo. Ah! Non Io non te ne do. è che sono soldi che devo sganciare. Forse sì. Oh. Adesso andiamo con un altro prodotto. Forza avanti, che c'è posto. Questo è della Loacker, gran pasticceria Nutri Selection, mandorla Mandel. Mandorle italiane 100%. Biscotti meringati con crema alle mandorle e cioccolato al latte. Ah, questo è in tedesco. Leggilo. Schombebacke mitti Mandelenke und Milch. Non lo Ehi, c'eri quasi però, Per poco. Devono essere meravigliosi, babbo. Che cosa devono so. Questa è l'altra essere? parte. Devono essere eccezionali. Non vedo l'ora di provarli. Adesso. Vai, apriamo, apriamo. Da questa parte, sì. Che carina la confezione. Guardate un po'. Sembra un wafer gigante. Vediamo. Loacker Grand Selection, non deluderci. No, sembrano proprio quei biscottini da pasticceria. Ah, ok, babbo lo prende da qua. Fai vedere, babbo. Guarda. Guarda che carini. Sembrano. Sì, sono delle gocce, diciamo. Delle goccine, delle foglie. Con sotto tutto il cioccolato e sopra. Penso tutta la meringa, vero? C'era scritto che era meringato. Sembrano dei wafer. Buono, buonissimo. Buoni. Buono, buono, 10, 10. Buono. Gli diamo 10, sono fantastici. Sono fantastici, sono buonissimi.
Sono proprio quei biscottini da pasticceria che non riesci più a fermarti di dal mangiarli. Bravo, l'ultimo assaggio per oggi. Va bene, poi ci sarà un altro giorno. Anche questo sono sempre della Loacker, lo stesso tipo di prima, soltanto che invece di essere alle mandorle è alla nocciola. Esatto, sono praticamente, penso, identici, anche questi sono meringati. Sì, infatti. Sì. Biscotti meringati con crema alla nocciola e cioccolato al latte. Invece gli altri erano biscotti meringati con crema di mandorle e cioccolato al latte. Quindi è uguale, soltanto che cambia. Sì, esatto. Babbo, come ho aperto la confezione e ha sprigionato subito questo buonissimo profumo di nocciole. Secondo me è tutta la granellina che sta sopra che ha creato questo aroma fantastico. No, vabbè. Annusa, babbo. Devono essere fantastici. Babbo si sta addormentando gustandolo. Non lo so cosa stavo guardando la differenza tra questo e l'altro, quello delle mandorle. Qual era la differenza? Questo mi piace molto di più, lo sai? A chi piace la crema alle nocciole ci va a nozze. Questo prende 11. Mi è piaciuto un pelino più dell'altro. Ma perché io adoro la crema alle nocciole, mi piace troppo, è tipo Nutella. Diciamo che l'altro resta un pochino più delicato. Infatti, per me va meglio l'altro. È vero, perché a babbo non piace tanto la Nutella. Per me questo... Quello uccellino? L'uccellino vola! Abbiamo mangiato un sacco di cose buone ed è finito subito tutto in un attimo, in poco tempo. Vabbè, che noi tanto quelli ce li mangeremo nei prossimi giorni a colazione, se non me li mangio tutti io prima, vero? Infatti siamo troppo felici di esserci nuovamente incontrati con voi virtualmente. Va bene, incontrati, e un bacione a tutti quanti e buon proseguimento di giornata a tutti i miei amici che ci seguono, che ci scrivono e che ci dicono di salutarvi. C'è una persona in particolare di cui mi ricordo il nome che ci ha chiesto di essere salutata e si chiama Felice. Quindi salutiamo Felice. Ciao, Felice. Un bacione grande a tutti voi. Speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi siano piaciute tutte le novità che vi abbiamo mostrato. Noi siamo stati troppo contenti veramente. Ok, anch'io, specialmente anch'io. Direi babbo. Babbo è proprio, lo vedete com'è rilassato, in estasi. Che bello. Quasi quasi parlando gli si chiudevano gli occhi. No, e poi c'è una bella notizia. Dillo babbo. No, che domenica ho fatto il vaccino anti-Covid. Sì. Ha fatto la prima dose, babbo, quindi contento. Evviva, dai, piano piano speriamo che tutta questa situazione possa migliorare, possa passare. Adesso facciamo la foto di miniatura. Ora facciamo la foto. Ciao amici. Ciao. Fermo così, dritto. E tu con la testa sbuchi da qua. No. Ancora. Sei un pochino cirdino. Alla sarda. Quando è il momento di là, è il buco. Buchi? Mo tocca a me, ma i prodotti sono tanti, come facciamo?